sul quale proprio volevo fare una domanda, e c'è una cosa piuttosto impegnativa detta dalla signora D'Addario, cioè di essere stata candidata alle elezioni europee. Sentiamo un momento questo frammento e poi le chiedo di commentarlo. E ci può raccontare della sua candidatura? Sì, Giampaolo Tarantini mi ha chiamato e è venuto a prendere il mio curriculum insieme al suo segretario a Bari. Io ero con un'amica, gli ho consegnato il mio curriculum dicendo che ero candidata per le europee e che quel giorno stesso mi avrebbero il giorno dopo richiamato, e quando invece mi ha richiamato il segretario di Giampaolo mi ha detto: Giampaolo è di corsa andato a Milano col presidente perché la moglie Veronica Lario, è successo un gran casino sui giornali, le veline, le attrici, le modelle, quindi non vengono più candidate, quindi dobbiamo soprassedere, mi dispiace Patrizia. E quindi io ho detto va bene, non c'è problema, come mi è stata detta questa cosa, così voglio dire, per me non c'era problema. Allora, lei è uno dei tre coordinatori, certo, del Popolo della Libertà, cioè le liste le avete fatte voi? Fatte io, c'ero, insieme agli altri, ma io sono stato... Non l'ultimo giorno, il giorno in cui abbiamo presentato le liste a cui fa riferimento. Ci sono stato negli ultimi 20 giorni precedenti, ogni giorno, ogni sera. Si è mai parlato di Patrizia D'Addario? Lo escludo nella maniera più categorica, e lo sa benissimo la D'Addario, e penso che lo sappia anche Santoro, perché questa è la prima volta che sento dire alla D'Addario una cosa del genere. Fra l'altro è facile capire che stia mentendo, al di là della mia prova provata. Io ho visto tutte le ragazze che poi sono state effettivamente candidate, quelle due o tre, ho anche partecipato dall'esterno a un corso che era per le assistenti che dovevano essere, né nell'uno. Assistenti per la dei assistenti parlamentari, le ho viste, e le ragazze che hanno fatto quel corso e i ragazzi che hanno fatto quel corso. Non c'è mai stata né scritta né disegnata né in fotografia né tantomeno di persona né mai indicata la signora D'Addario. Se questo non bastasse, la mia testimonianza diretta, e prego di venirmi a smentire perché è lì che nasce, da lì si capisce che è tutto falso quello che dice, prego anche di verificare che dice che gli è stato detto no il giorno che aveva presentato, il giorno dopo che ha presentato il curriculum, che era uscita sui giornali la vicenda della moglie. La lettera della signora Berlusconi è uscita il giorno che si presentavano le liste. Nessuno può immaginare che il giorno prima, cioè quando le liste erano già pronte, strapronte, qualcuno andasse ancora a chiedere il curriculum a una signora di Bari, quando avevamo liste strapiene.